qualche minuto indietro la partita dello Stirpe. Non ha parlato Inzaghi in conferenza stampa, qualcosa ha detto al canale tematico, no Michele? Sì, parlando un po' del Genoa che sta facendo buone partite, che ci saranno delle rotazioni perché comunque Çalhanoğlu è fuori, recupera Thuram, Acerbi, Frattesi, ma non, quasi sicuramente non dal primo minuto. Poi si avvicina la partita di Madrid, c'è ancora il Bologna di mezzo il 9 marzo e quindi in quest'ottica continuerà un po' a ruotare gli uomini. Però Inzaghi sottolinea anche la soddisfazione di vedere le risposte da quelli che stanno giocando, per esempio Aslani adesso ha fatto due buone partite consecutive, Bissek quando è stato chiamato in causa, Carlos Augusto, Arnautović, Sanchez, adesso mi dirà Gianni che è il mulino bianco, ma se ti dico 69 punti dopo 26 giornate, il Napoli dello spettacolo dei record, sai quanti ne aveva fatti? Uno in meno, Sai con che più gol fatti dall'Inter, meno gol subiti dall'Inter, miglior attacco europeo, migliore differenza dei primi cinque campionati. Questi sono dati, sono uno, non puoi contestare no, io questi suono, numeri. è sei musica, meglio di è musica per però io la le orecchie, vorrei sentire da te sta Paganini, musica, ogni tanto un elogio, per esempio come hanno fatto De Tenzetti, Rossi, D'Aversa, tutti gli Calabria. allenatori, Eravate Calabria. voi che volevate mandare via Inzaghi l'anno scorso, mica io. Noi chi? Io lo Noi volevo chi? tenere Il Inzaghi, tuo voi dell'Inter, stavate direttore cercando. generale. Marotta non ha mai mandato via Ma nessuno gli avete durante già preparato la l'anno. valigetta Se con la arriva schiscetta. sesto cambia tutto, ma non è Aveva arrivato già la valigia sesto. in mano, Ma la parole di valigia era lì che l'ha Marotta. detto, no, ma stai qui ancora 15 giorni È stato bravo a restare saldo, a È portare l'Inter stato in bravo, certo, era pagato e no, ho doveva prendere capito, 4 milioni. ha fatto 4 2 mesi. milioncini all'anno, È ragazzi. come se fosse che adesso Pioli fa 30 punti, vince l'Europa No, ma League se e l'alternativa è rimane. Lopetegui e Gallardo, che io sento questi due nomi qui per allenare il Milan, io vado lì a Milanello, prendo Pioli, Gallardo. lo leggo lì al cancello di Milanello e non lo Non faccio andare via cambiare più. argomento, parlami un po' Di chi? di quello che ti piace di più di questa Inter. Quello che mi piace di più è che rimaniate a San Siro e invece noi facciamo lo Oh, stadio vedi, non nuovo. riesci a dire qualcosa del Ma gioco cosa devo spettacolare. dire? Posso Ma io risponderti? l'unica roba che mi deve interessare è quando c'è l'ultima di campionato. No, il Perché voglio 21 andare in aprile ti vacanza deve quella interessare, il settimana lì. 21 aprile ti deve interessare. Posso Vai. risponderti io, Vai, Michele? Ezio. Parliamo dell'Inter di Qualcosina ti quest'anno? piace? Ma ci sono L'Inter di troppe cose, fanno quest'anno? fatica a No, trovarle. Michele, l'Inter di quest'anno quello che mi piace di più, il VAR. Ah, Perfetto. È come stato cadi in questo è un basso. colpo basso, È però. stata la No, fine questa è del una mondo. tristezza, non Guarda, riuscire a riconoscere quello che ho la visto a bellezza Genova, del quello che ho gioco Ma non di Vir. siete un po' stanchi di questa roba che vincete sempre, 4 gol? Quello lì Ma tira, che gli viene il sempre? raffreddore, Ma fa così, campione fa d'Italia è gol. il Cioè, Napoli. Campione sta d'Italia è il macchina. Napoli, quale Quelli fanno gol, sempre? l'hanno invece lo danno per Diglielo, buono. ma Cioè, diglielo, non siete gira tutti stanchi? in una No, non siete maniera. Angelo, stanchi. Angelo, Angelo. No, la Senti il risposta è rumore dei non nemici. siamo Sono stanchi di stanco. Ah, Per niente. niente. Va bene. 4 gol 4 gol. Meno male che a quest'anno non c'è partita. anche la favola del triplete. Almeno quella roba lì in Coppa Come Italia la gliel'hanno favola? messo. Quale storia? Quale favola? Il triplete era un falso storico, Ma lo come un sai. falso Ma storico? c'era la Vai Coppa sul Italia, sito cosa della volete a livello UEFA! Vai sul internazionale? sito della Allora, a UEFA! tutti i tuoi predecessori dell'Inter in Vai questi sul sito studi, tu della forse UEFA e no, metti il all'epoca del triplete. triplete non credo che tu fossi ancora qua con Ah, noi. pensavo non fossi nato? Che No, coppa no, ti ma hanno dato per il triplete? no, Che dov'era? Come trofeo? no, Ma nel triplete dov'era, ci mettevano la Coppa Italia, che mi pare una competizione nazionale, non Nazionale. internazionale. Allora, io ho sempre detto che è Allora, un falso la UEFA storico. però Senti, dice che ma ci una sono dei squadra club che che hanno fatto il vince il triplete. campionato arrivando Sì, terza, la ti UEFA, la UEFA. Ma tra le altre cose, puoi quello. aspettare quella e Quella è la quella. storia, quella è la Gianni e storia. Pinotto che cosa stanno dicendo? Siamo arrivati all'argomento Inter-Genoa, il gioco dell'Inter, eccetera. Stanno parlando il VAR, il triplete che non è vero, cioè, ma vi state Angelo, veramente. tu l'anno scorso l'avresti cambiato Inzaghi a un certo punto Ma della voi però del stagione. VAR non volete mai Ma parlare probabilmente a mai. un certo punto. Arriviamo, Cioè, ragazzi. nel senso Aspetta, che io sono il arrivo primo a Marcello, dire arrivo, che pure arrivo, tu il VAR. arrivo. No, a un certo punto c'è stata questa sensazione, questa necessità, questo percepire che sarebbe stata. Però alla fine i fatti sono andati così. Cioè, adesso io dico, guardiamo l'Inter di oggi. Merita di essere la prima squadra in classifica. Penso non ci sia, non c'è Ah, VAR, non c'è sì. argomento, c'è il gioco dell'Inter. Però qualche, sai, qualche Qualche piccolo aiuto da casa, aiutino, col qualche ma cosa, gli poi. aiuti da casa sono quelli bravi, li sanno Ma il VAR, usare. Ezio, Quindi. ha chiamato il rigore alla Fiorentina, il rigore al Monza, il rigore Adesso al Verona al se ci vuoi centesimo. far Se capire vuoi che è stata vi danneggiata voglio. l'Inter, poi Vi adesso voglio dire va che bene siccome dite cose che l'apoteosi, non hanno però. un senso, perché troviamolo il senso, Marcello, il sono VAR è stati intervenuto per danneggiati. dare dei rigori 3 a gennaio consecutivi contro l'Inter. Il VAR è intervenuto o no?
Al centesimo. Ma noi ne abbiamo presi 4 in due giorni di rigori. Te l'hanno anche dati col Bologna. Ma c'erano i rigori contro l'Inter o no? C'erano o non c'erano? Qualcuno c'era e qualcuno c'era. Era molto discutibile. Io mi ricordo quello col Bologna era nettissimo. Poi però in altre circostanze... Quello col Bologna, infatti, non l'ho citato. Però Lautaro ha fatto placcaggi un po' da tutte le parti e quando li ha fatti altre volte non è stato punito. Io non sto dicendo che l'Inter non sia brava, non sia forte. Per me, io trovo che l'Inter è anche divertente. Io quando vedo l'Inter giocare, bravo, pensa a te, perché l'Inter gioca molto bene. Però cioè, Marcello, vuol dire che tu riesci a divertirti anche a vedere l'Inter? Certo, perché ha un... No, te lo chiedo così per curiosità di come cronista. No, cerchiamo di capirci bene. Io guardo il calcio. Se uno esprime un buon calcio, che abbia la maglia nerazzurra, abbia la maglia verde o viola, non mi interessa, cioè lo vedo e mi piace. Poi però dobbiamo parlare dell'altro discorso che loro si rifiutano ogni volta, un po' come Calciopoli, no? Le loro intercettazioni non le vogliono sentire, certo. La relazione Palazzi non la vogliono sentire, però quando c'è da attaccare gli altri sì. Allora, ad attaccare gli altri, sulla faccenda VAR è una faccenda seria, perché l'Inter è debordante. È una squadra debordante, esatto. Cioè si vede che è superiore agli altri. Però non vorrei che alcune volte l'Inter sia stata debordante anche perché... Parliamo di Napoli? Andiamo indietro col tempo? Ma perché? Tu sei fuori tema adesso, Marcello. Ah, il tema è il VAR, lo dà Ezio, il tema. Dopo me lo dici, fammi finire. Allora, a Napoli se non gli viene, annullato il gol a Çalhanoğlu, se viene dato un rigore al Napoli, probabilmente non finisce 3-0. Con l'Atalanta, parliamo della cosa più recente, sì, l'Atalanta è stata vinta 4-0 perché l'Inter è stata debordante. Però anche lì, se cominciamo, pronti via, e il gol annullato e non si capisce era da annullare, annullato. L'ha presa col braccio Miranchuk, però non andava. Cioè sono stati episodi che uno dice porca miseria, cioè gli altri quando riescono a segnare con l'Atalanta da regolamento c'era il gol da annullare perché Miranchuk la prende col braccio. Parliamo con il Verona. E poi c'è anche gioco pericoloso di bastone. Gli ultimi tre minuti della partita. Ma veramente avete un coraggio ballo. La Juventus quanti rigori ha avuto contro? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra il VAR se stiamo parlando di una squadra che sta battendo tutti i record? 69 punti, 67 gol e 12 gol subiti. Ma siete ridicoli, fatevelo dire. Siete ridicoli. Ma aggrappatevi su sistemi che scivolate giù. Ma per favore, andate a vedere domani sera, non ci sono più biglietti perché non potete nemmeno andare. 73.000 tutte le partite. Allora non c'è niente. Ma per favore, va. Scusa, stavi analizzando delle partite. Perché non analizziamo che c'è lo spettacolo a San Siro? Inter Verona. Inter Verona, cosa che l'1-1 è da annullare perché Magnani spinge Arnautovic, quello però viene danneggiato, diciamo che Inter Verona viene danneggiato. L'1-1 certo era da annullare, non nasceva nemmeno tutta la polemica sull'altro. Voi mi ricordate solo quello che vi conviene, perché Pulisic, che l'hai elogiato tutta la giornata, si è preso la palla col braccio col Genoa e te lo sei dimenticato. Certo, io Pulisic lo preferisco al tuo, quello là Thuram, io preferisco Pulisic, te l'ho sempre detto, perché è anche sportivo, perciò lo preferisci. Ma mi piace. Ma infatti su Pulisic abbiamo fatto una puntata intera su quel fallo di Pulisic, come se non ne parlassero. Però il problema è che a te piace sempre ma le ultime quattro partite non sono parlando di quello. Roma-Inter 2-4, Inter-Salernitana 4-0, Lecce-Inter 0-4, Inter-Atalanta 4-0. E anche lì sul primo gol di Acerbi di cosa che... Ma non è vero, parliamo. Ma per te non c'è ma no, niente. Secondo tutti gli arbitri che hanno analizzato gli episodi. Michele, devi impazzire. State veramente impazzendo perché non sapete più che cosa dice, cioè, non riuscite ad analizzare le partite. Allora, il mio amico qua di fianco ti ha proposto un resoconto di una delle tante partite che abbiamo fatto. Io ti sto rispondendo sulle partite perché c'era la leggenda dei rigori, record di rigori, e ti sto rispondendo che il tuo è il record 0 rigori contro. E ci sono gli episodi in aria. Quanti ne hai avuti tu? 12, 10 rigori, e fai anche quelli contro con le
le chiamate del VAR, Verona, Monza, Fiorentina, ne vogliamo parlare, calcio spettacolare, calcio punto, no, 26 gol di differenza, quanti sono? Mi sono però gli avversari non riescono a entrare in area. 26 giornate, 26 gol di differenza, pronti via, l'Inter fa un gol in più della Juve. Tu non mi dormi di notte a pensare tutti questi dati. E sai chi costa di più tra Inter e Juve? La Juve! Guarda che non è che ogni 5 gol in più ti danno un punto. Sì, sì, una stella, no. Anzi gli danno una stella. Ah, allora. Di cartone? No, stavolta gliela danno di plastica. Ma Atletico Madrid-Inter? No, cioè, fate i riti voodoo per vedere un Inter fuori dall'Europa? Cosa loro cercherete di fare la sera di Madrid? Senti cosa ti sta dicendo. Ragazzi, una volta, ragazzi, io vi lascio andare però una alla volta. L'alleanza bianco-rosso-nera. Io vi lascio. Angelo, secondo te l'Inter è stata... Io tra che lo sto levando assolutamente i meriti all'Inter, non li sto levando, addirittura ti ho detto che mi diverte l'Inter, che fa spettacolo, che non è carità che è prima in classifica perché è fortissima, ma anche proprio quando si è misurata con la Juve nella seconda partita, nettamente io ho visto, devo ringraziare Szczęsny, non ti sto negando questo, io sto solo dicendo che però ci sono stati tanti episodi, quasi una partita sempre a vostro favore. Ma quali tanti? Ricordati che la seconda stella tu ci arrivi grazie al cartone, senza il cartone eri 19. Ma quale cartone? Mi fate sentire Angelo, se c'è il peccato originale, il cartone. Ma che originale, ci sono le ragazzi, ma non dite stupidi. Angelo, l'Inter secondo te è stata un po' aiutata in questo campionato? Cioè, chiaramente involontariamente, però ha avuto La risposta è sì, l'Inter è stata aiutata da se stessa, cioè nel senso l'Inter si è aiutata da sola. Ma l'Inter è la squadra 12 più punti, forte. 12 punti, cioè, l'Inter è la squadra più forte del campionato, che ha la rosa più completa quindi, e il Angelo, merito è di tutti. Io solamente ho aggiunto, però ma voi giustamente, dovete fare la vostra perché il vostro pubblico sportivo vi chiede di fare quella parte lì. Pensa al pubblico sportivo di Morelli. Il pubblico sportivo, cioè quello che abbiamo visto in Inter-Atalanta per l'assegnazione del calcio di rigore all'Inter. Non era rigore, Marcello, non era rigore. Cioè io ho visto quella scena lì, quella rappresentazione comica lì, la vedo soltanto quando ci siete voi. Ma la domanda è... A San Siro, quando giocano gli altri, non ho mai visto. No, ma scusa, ma mi spieghi sul rigore dell'Inter con l'Atalanta cosa hai da ridire? Cioè, perché voglio capire. Che sembrava ai confini della realtà. Voglio capire, cross di Di Marco. Ai confini della realtà. La palla va sulla linea di fondo, rimane in campo, la prende Dumfries, crossa, tutti i giocatori si sono fermati. Sì, ma il guardaline che vede la traiettoria della palla alza la guardia. Ha sbagliato. I giocatori alla fine, quando abbiamo detto per Pulisic che conta il fischio dell'arbitro, a Inter-Atalanta non conta più il fischio quando dell'arbitro. Ma parli sempre solo tu. Ma no, ma perché stai dicendo cose assurde. No, non assurde. Perché se vede la bandierina alzata, i giocatori si fermano. Ma sì? Ma se hai detto prima con Pulisic, ci hai raccontato il regolamento che devi aspettare l'arbitro. Chiamate il medico. Ma come fai a dire una cavolata del genere? Guarda che ma tu hai fatto l'arbitro! Ma strappategli la tessera! Cioè, se alza la bandierina l'assistente, si devono fermare i giocatori! Ma trai in inganno il giocatore! Ma trai in inganno! Certo. Ah certo, e come mai Atebur allora apre il braccio? Sei fermo? Ma come cosa mai? C'entra? C'era la sbandierata prima. Ma cosa apre il braccio che si gira, lo mette giù? Ma cosa apre? Tant'è vero che nemmeno Dumfries protesta. Dumfries, quando l'arbitro dice calcio dal fondo, calcio dal fuori, messa dal fondo, Dumfries se ne va, Lautaro se ne va, se ne arretrano tutti. Finito. Nessuno immagina che si arriva a quella scena. Come disse l'allenatore della Juventus. Frita Empoli 0, Cagliari 1, vittoria fondamentale per il Cagliari, la rete di Jankto. Quindi andiamo a vedere la classifica, complimenti anche a questo ragazzo che facendo outing sicuramente è entrato nella storia, no? di chi ha avuto il coraggio di dichiarare la propria sessualità, oggi entra anche nella storia calcistica del Cagliari con questo gol importante che porta il Cagliari al terz'ultimo posto a giocarsela con il Verona, sono tutte lì ragazzi, fino a Lecce, una lotta a salvezza che comprende 8 squadre, forse 7, perché se la Salernitana si salvasse, beh, davvero diciamo farebbe un miracolo. Chiaramente che è più incredibile. Interessante la zona retrocessione della zona
il campionato, beh, sì. Scudetto. Beh, la zona Champions è interessante. A sei squadre, sette, quante sono? La zona Champions è molto interessante. La zona Scudetto, c'è chi sta godendo e chi rosica. Sta finendo, certo, invece Frosinone-Lecce. Pensa per 9 anni di fila. Quando vi metteranno lo stacco nella stella, come dice Marcello. Tu però sbeffeggi. No, loro qua che stanno dicendo che il rigore, quello si ferma. Io non sbeffeggio. Ma tu non l'ho sentito nel 78 l'ultima volta. Tutto ciò che riguarda l'Inter, tu lo neghi. Tu sei come i tuoi dirigenti, tutto, infatti io ti vedrei perfetto alla comunicazione. Ti posso dire che Inter Atletico Madrid ero qua, ci dicevo, c'è la Noglu Mkhitaryan oggi non proprio bene. Tu no, ma non è vero, non ho giocato bene. Trovami una sufficienza il giorno dopo. Non è vero. No, non è vero. Io ho detto che Barella è stato il migliore, mentre c'è la Noglu e Mkhitaryan siamo stati sul 6. Secondo me quello ci può stare, comunque ci sta che ci sta che un tifoso veda. No, ma non è una cosa normale, ci sta che veda più lato positivo. Io spero che Marotta veda le nostre trasmissioni e ti prenda dal capo della comunicazione. No, non ce lo deve portare via. È il tuo posto. Non ce lo deve portare il tuo via. Posto. No, io ho semplicemente analizzato quello che dovevo analizzare posto, perché avete tirato fuori episodi con l'Atalanta, dandovi la zappa sui piedi, perché con l'Atalanta da regolamento c'era il rigore. Siamo e saluto, il gol. Allora, nel frattempo però teniamo anche sott'occhio le partite, perché questa sera alle 20.45 ci sarà Napoli-Juventus e domani 20.45 l'Inter impegnata con il Genoa. E a tal proposito abbiamo da farvi ascoltare le dichiarazioni del tecnico nerazzurro proprio sull'incontro e sulla questione turnover. Sentiamo. Abbiamo fatto questi due mesi nel migliore dei modi, ma sappiamo che già da domani sarà una partita molto difficile e ne arriveranno tantissime altre, però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo con corsa, aggressività e determinazione. Ma senz'altro sarà una partita dura, difficile, perché Genova è un'ottima squadra, ha 33 punti, quindi stanno facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare penso che abbiano perso solo con l'Atalanta nei minuti finali, e quindi è una squadra in condizione che dovremo affrontare con tanta tanta concentrazione. Bisognerà, come ho detto prima, avere una grandissima concentrazione, bisognerà essere puliti tecnicamente, cercando di sviluppare il nostro solito gioco. Ma senz'altro ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni, ma fortunatamente ho la fortuna di avere, insomma, i ragazzi a disposizione. Qualcuno purtroppo mancherà anche domani, ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l'hai disponibile, però tutti quelli che sono stati impiegati mi hanno dato ottime risposte. Ecco, insomma, bene o male, dicevamo, non è che scopriamo grandissime cose da questa... No, i titoli non te li dà mai, Inzaghi. Cioè, ti dice, sì, io farò del turnover, perché comunque, visti gli impegni in Coppa, eccetera, è indispensabile farlo, però comunque non mi lamento la squadra, perché è una squadra con una bella rosa, una doppia rosa, lo sappiamo, per fare il campionato, lo sappiamo. Grazie, mister. Sì, non è che ti dice niente di nuovo, insomma. Poi quando parla di ci vuole concentrazione, beh, perché la deve avere per forza, no? Dunque, niente di nuovo sotto il sole. L'Inter meno male che fa l'allenatore, meglio del comunicatore, perché ragazzi è di una banalità. C'è qualcuno che gli scrive le conferenze stampa, che sono sempre quelle, ecco, più incolla. Lascia conferenze stampa, Ah sì, perché spesso meglio. Invece... No, ma dovrebbe essere positivo a dire anche... darsi merito da solo, perché alla fine lo fa, quello lo fa. No, attenzione, quando gli viene detto che quando fa il turnover i giocatori che entrano fanno bene, questo è merito suo, perché vuol dire, certo, che lui ha collaudato una squadra che gioca a memoria, quindi chi gioca, certo, gioca fa bene, quindi si deve anche vantare di questa cosa. No, ma lui qua. Per vantarsi il numero uno, perché lui ogni volta che magari c'è un tot periodo fa tutto il riepilogo, le vittorie che le vittorie ottenute, mette i puntini sulle così che non gli possa essere recriminato nulla, ma anche in chiave futura, nel senso, fino a qui ho fatto bene, lo dico. Invece, così poi dopo vediamo. Come dice Thomas, dovrebbe dire, noi abbiamo un gioco, chiunque entra, bravo,
fa bene perché c'è un gioco che io ho dato a questa squadra. E magari con l'occasione di incontrare il Genoa per provare, no? Magari i giovani, dare più spazio ai giovani. Dare qualche spunto anche in più, cioè, ma lo sappiamo benissimo che il Genoa è una buona squadra, sta facendo un buon campionato, addirittura è riuscito a ribadire il fatto che abbia 33 punti in classifica, cavolo che notiziona, cioè nel senso, noi lo sapevamo anche noi leggendo il giornale, è di una, veramente di una, cioè, è rimasto calciatore da quel punto di vista, non si sbilancia mai, non ha mai uno spunto. Seguiamo questo calcio di punizione perché può essere interessante, occhio a Cop Miners. Bravo Zirze qua. Pallone messo veramente in maniera molto, molto oggi, brutta. Oggi con Myers non lo puoi vedere proprio. No, oggi prestazione da qua. Oggi è entrato malissimo. Oggi è piuttosto però non lo toglie, ragazzi. Continua a lasciarlo in campo. Eh sì, ormai si gioca tutto per tutto. Sai che è una cosa che spesso e volentieri fa Gasperini, ovvero anche quando il giocatore... No, a metà campo non hai molte soluzioni, però mi è capitato di vedere tante volte una prestazione non proprio ottimale di un calciatore. Il Gasp non lo butta fuori perché non vuole far sì che sia una sorta di bocciatura. Mm. E prova fino all'ultimo a raschiare il barile per cercare di ottenere qualcosa. E da Copainers puoi ottenere. Si aspetta magari una reazione. Sì, anche, no? Pensa di che rigore, anche Thiago Motta sperava che non lo togliesse. Certo. Anche Thiago Motta sperava di non lo togliesse. Ti ha consigliato, anzi. Qualcosa di buono. Sì, sì. Esce Zirze. Tra l'altro rischia anche l'ammonizione Zirze perché si sta togliendo il parastinco. La penna gli dice: sbrigati, vai, devi uscire. Gli appoggia il braccio e lui gli toglie il braccio così per la serie, ma cosa fai? Molti arbitri l'avrebbero ammonito. Strano che non hai tirato fuori una battuta sulla penna. No, infatti, perché è un arbitro braccio, che scrive tutto sul taccuino, no? Ce l'ho qui. Ah, ce l'hai lì pronto. La penna. Se l'è segnata. 10 minuti al termine, anche 9, più recupero. Adesso è l'Atalanta nuovamente in possesso del pallone. Certo, questo è un cambio, comunque togliere Zirze, coprirsi un po'. Beh, sai, mancano ragazzi, 9 per il Bologna sono 3 punti pesantissimi questi qua. Ragazzi, sì, perché cioè, veramente cambia l'equilibrio della classifica, no? Per occhio con l'Asinac, palla al centro, sbaglia tutto però, recupera il Bologna, ma c'è Ruggeri che può crossare nuovamente verso il centro, va a cercare di riprenderla Miranchuk, che è entrato bene, e Holm, che si è fatto ammonire, era diffidato e salterà la partita con la Juventus. Qua rischia tantissimo Ndoye perché stoppa il pallone per pochissimo, non la tocca col braccio, quello sarebbe stato passibile di penalty. Ederson infatti si lamenta un po', non abbiamo replay nella circostanza. E questo fallo tutta la vita. Sì, fallo. Sì, allora forse anche un po' di nervosismo si sta iniziando a leggere in campo. Molto, perché in caso di sconfitta l'Atalanta sarebbe sesta, vedrebbe a più 5 il Bologna. A quel punto sì che poi punti sull'Europa. Eh? Lì sì, vabbè, poi ricordiamoci che l'Atalanta c'ha anche la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, domenica va a Torino con la Juventus. Si fa tosta in quel caso, si fa molto tosta. Ecco, se prima della partita si pensava a una vittoria per poter riportare tutto a come era prima del doppio ciclo milanese per l'Atalanta, mentre le telecamere indugiano su Zirze, probabilmente potrebbe anche aver avuto qualche problema fisico, perché c'è un massaggiatore che gli dà... Comunque ha cambiato punta per punta, attaccante per attaccante, quindi non è che ha cambiato molto. Alla fine sì, però insomma forse qualche piccolo problemino per lui. 84 sul cronometro. Ma la domanda che vi pongo è, a organico, l'Atalanta, per quanto riguarda la Champions, anche voi l'esperienza, no, degli anni passati, visto che più volte noi l'abbiamo commentata in Champions, rispetto al Bologna, ha delle opportunità in più, visto che in questo momento invece la classifica dice il contrario? No, a organico assolutamente sì, a livello di organico. A livello di tranquillità probabilmente no, perché tutto quanto ti viene in più per il Bologna è di guadagnato, e voli sulle ali dell'entusiasmo. L'Atalanta si può anche far prendere un po' dalla frenesia di chi
per larghi tratti del campionato è stato quarto, pensava al terzo posto, adesso si ritrova sesto. Sai, credo che... in termini di classifica pesa molto anche il ritorno dell'Europa League, no? Perché un punto in tre partite, proprio alla vigilia di questo ritorno in Europa, l'Atalanta ha fatto molto bene nel periodo, in quei tre mesi che non è impegnata nelle coppe, entra un po' nella testa dei giocatori, no? Questo turnover che però in realtà non può farlo, perché i giocatori sono quelli. Esatto. Al contrario dell'Inter invece di domani sera, per rimanere in tema... dichiarazioni di Inzaghi appena ascoltate. Ma no? L'Inter oggi è comunque uno stato psicofisico, mentale, che sì, probabilmente chiunque giochi fa bene. Al di là delle idee, cioè, che sono sicuramente importante che l'allenatore le riesca a trasmettere, ma l'espressione dei calciatori di queste idee viene bene quando c'è entusiasmo. Certo. Quando c'è... Quindi oggi l'Inter è veramente nella condizione dove può far girare, ed è giusto che lo faccia, perché comunque il campionato è andato. Cioè, per quanto si dica, è una delle poche, guarda, io sono uno di quelli che dice che non ho mai vinto una partita prima di giocarla. Ma sinceramente, se fossi in Inzaghi non comincerei a non pensarla così in questo momento. Okay. Poi il problema dell'Inter, spero, qui lo dico, siamo ai primi di marzo, è che sta talmente bene adesso che non vorrei che alla fine del quando avesse conta, cioè conta tracollo. Non il campionato non è andato, ma in coppa, che sono delle partite secche che possono andare, non arrivi in uno stato di forma, Marco, eccezionale in finale o semifinale. Inzaghi di solito fa male dicembre, gennaio e primi di febbraio. Magari una coperta corta, no? Magari una coperta corta, prima no, sto dicendo, quello è il periodo dove lui soffre molto, poi in primavera è uno che si lancia. Ma siccome questa cosa sta facendo bene in questo periodo, non vorrei che arrivasse corto primavera. Però quest'anno questo calo non c'è ancora stato. Non lo so, non lo auguro all'Inter. Non lo auguro, però. Sai, forse questo calo non c'è stato anche perché le alternative ci sono sempre state. Cioè, secondo me sono stati molto più sul pezzo a livello mentale. Cioè, la consapevolezza quest'anno dell'Inter. La finale dell'anno scorso di Champions League ha aiutato molto. Ha aiutato tanto. Ha cambiato la testa. Consapevolezza.